Un sorriso per un sorriso è la campagna di prevenzione dentale promossa dai Rotary Club dell'area Nissena, sposata dall'ASP 2 di Caltanissetta. Un'iniziativa che è stata presentata nel corso di una conferenza stampa nella sala Ferdinando Maiorana della sede della direzione dell'ASP in via Cusumano. Il progetto, rientrante tra le attività della Fondazione Rotary per l'anno sociale 2013-2014, dei club di Caltanissetta, Gela, Mussomeli, Niscemi, San Cataldo e Valle del Salso, è dedicato agli alunni delle terze classi delle scuole elementari. È un progetto che già dal mese di luglio portiamo avanti con tutti i Rotary Club dell'area Nissena e in collaborazione con l'ASP 2 di Caltanissetta, con la quale abbiamo già avuto un bel rapporto sul territorio, perché grazie all'ASP che abbiamo potuto avere a disposizione gli ambulatori per poter in questo progetto fare prevenzione dentale ai bambini di scuola primaria, in particolare dell'età di 7-8 anni, quindi terza classe della scuola primaria. Il Rotary ha trovato anche il modo per rapportarsi anche con i bambini. Non è la prima volta che ci dedichiamo a loro. E proprio in questo periodo, in tempi di crisi e di difficoltà, di ristrettezze economiche, sicuramente la nostra azione sarà ancora recepita ancora meglio. Tecnicamente, noi come club mettiamo a disposizione i professionisti, quindi gli odontoiatri, e io sono uno di loro, e la tecnica consiste nell'applicare sui primi molari permanenti, che a 7 anni sono appena erotti, una sostanza che si chiama sigillante, e che effettivamente sigilla la superficie dentaria e la protegge quasi al 100% dall'attacco della carie per diversi anni. Mi sembra una bella attività, soprattutto perché sfrutta il rapporto col territorio, sfrutta il rapporto col service, quindi con i Rotary, e soprattutto rivolta ai bambini, e dovrebbe poi limitare, almeno nelle intenzioni, l'insorgenza di carie nel periodo successivo, e quindi togliere tanti problemi che affliggeranno i bambini, e quindi anche per questo verso diminuire la spesa sanitaria, perché alla fine, se i bambini hanno una dentatura più sana, avremo meno malati poi in periodo successivo da curare. Quindi è un progetto a cui aderiamo con molto piacere, e soprattutto sfrutta un'interrelazione. Loro metteranno i loro medici e noi metteremo le nostre strutture, le nostre attrezzature, i riuniti odontoiatrici, la nostra struttura ospedaliera, e penso che avrà sicuramente buoni risultati. Vedremo ora come lo implementeremo e partiremo subito per questa cosa.